Buonasera a tutti, ben ritrovati alla seconda edizione di Calabria News 24 Informa, i titoli del nostro telegiornale. Operazione anti-ndrangheta a Catanzaro, tratta in arresto 17 persone. Incontro a Catanzaro sulla programmazione comunitaria 2021-2027. Conclusa a Donnici la tre giorni dedicata al nettare degli dei. Successo al Politeama per il concerto di Ron dedicato alla figura di Lucio Dalla. In apertura dunque la cronaca, 17 persone sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Catanzaro nel corso di un'operazione anti-ndrangheta colpita la cosca Iozzo-Chiefari. Importante operazione anti-ndrangheta condotta dai carabinieri del comando provinciale di Catanzaro con il supporto dello squadrone eliportato carabinieri cacciatori e dell'ottavo nucleo elicotteri del territorio dei comuni di Chiaravalle e Torre di Ruggero. Colpita la cosca Iozzo-Chiefari con 17 ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro su richiesta della direzione distrettuale antimafia della città capoluogo. Come detto, i carabinieri hanno messo fine all'attività di questa cosca di 'ndrangheta, assicurando alla giustizia persone appartenenti al gruppo criminale o presunti fiancheggiatori. L'accusa parla di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed estorsioni. L'operazione è stata denominata Ortus, dalla figura mitologica del cane a due teste, proprio perché sono stati raggiunti da provvedimento restrittivo i due presunti capi, ovvero Antonio Chiefari e Mario Iozzo. Nel corso dell'operazione, inoltre, sono state effettuate delle perquisizioni che avrebbero permesso il rinvenimento di armi anche di grosso calibro. È un'indagine piena di riscontri, non fosse altro per le armi che ci sono dietro le nostre spalle, che sono state all'arsenale che è stato trovato questa notte, armi da guerra, esplosivo, Kalashnikov, silenziatori, quindi tipiche di un'associazione a delinquere di stampo mafioso importante, di un locale di 'ndrangheta importante, che hanno ovviamente, come tutti i locali di 'ndrangheta, hanno il loro arsenale, hanno il loro munizionamento, le loro armi per le guerre che ciclicamente possono investire i locali di 'ndrangheta. Passiamo alla politica. Nella cittadella regionale a Catanzaro si è tenuto un seminario di confronto e di preparazione della proposta inerente il prossimo ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2021-2027 tra la Regione Calabria e gli ordini professionali del settore. Le proposte programmatiche che la Regione intende trasferire ai tavoli nazionali ed europei in merito al prossimo ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2021-2027 è stato l'argomento del seminario che si è svolto questa mattina a Catanzaro alla presenza del Presidente della Regione Mario Oliverio. La nuova programmazione si agganci ai risultati e alla impostazione di quella che è stata la governance e la realizzazione della precedente programmazione. Noi abbiamo definito obiettivi importanti e sulla base di questa esperienza vogliamo proiettare appunto la impostazione della nuova programmazione 21-27. E stando al tavolo del confronto nazionale ed europeo con proposte, con propri punti di vista e portando quelle che sono le nostre esperienze. Per esempio riteniamo che bisogna procedere alla realizzazione di obiettivi importanti per quanto riguarda il programma Scuole Sicure. Abbiamo investito in questa direzione per mettere in sicurezza i nostri edifici scolastici, bisogna completare questo programma. Per quanto riguarda la sistemazione idrogeologica, per quanto riguarda la valorizzazione ambientale della Calabria, i temi che pone al centro la nuova programmazione sono una Europa più verde, quindi noi puntiamo ad utilizzare questi spazi per alimentare una coscienza, ma soprattutto interventi in direzione della valorizzazione dell'ambiente, della formazione. E quindi ecco, questi seminari ci consentono di coinvolgere il mondo che realmente poi opera nella utilizzazione delle risorse comunitarie. Oggi c'è un primo incontro con gli ordini, a cui seguiranno altri seminari con le forze sociali, il partenariato, i comuni, i territori, perché appunto la nuova programmazione sia frutto di un apporto e soprattutto di una verifica sul campo di quelli che sono gli obiettivi che ci si pone per corrispondere meglio ai bisogni del territorio.
ora ci spostiamo a Crotone, dove si è tenuto un seminario sulle criticità e le attività del pronto soccorso. Dottore Mungari, un simposio dedicato all'attività del pronto soccorso e all'emergenza? Sì. Alle problematiche dell'emergenza, problematiche sia di natura scientifica che anche organizzativa, perché ci sono problemi che investono i pronto soccorsi italiani ormai in maniera uniforme per tutto il territorio, con problemi di posti letto soliti, perché sono stati contratti per una razionalizzazione e naturalmente determinano all'interno del pronto soccorso delle soste dei pazienti, al di là di quelli che sono i limiti di tempo, stanno anche 5-6 giorni prima di avere il reparto di appartenenza e di attribuzione. Da noi per fortuna ancora questo non c'è, perché oltre le 24 ore cerchiamo di non andare e cerchiamo di mandare nel reparto dedicato sempre il paziente che arriva da noi in considerazione al pronto soccorso. Questo è dovuto alla carenza, diciamo, del personale medico ed infermieristico in tutta Italia? Sì, ai piani di rientro, quindi alla diminuzione delle risorse impegnate dal punto di vista economico nella sanità, e che condiziona naturalmente mancanza di personale medico, ma soprattutto infermieristico e ausiliario. A questo proposito voglio approfittare per fare il mio applauso ai miei medici e infermieri e OS di pronto soccorso, che fanno un lavoro veramente meritevole di ogni considerazione e di applauso e di complimenti, diciamo. A Cosenza si è conclusa la festa del vino e dell'uva di Donnici, una manifestazione storica per la città giunta alla 39esima edizione. Vediamo. È una tradizione e non solo una festa, perché racchiude in sé tanti elementi da creare un'unicità variegata, così come il vino, che non è solo una bevanda, ma contiene in ogni suo sorso i sapori della terra, ma anche anni di culture e storie di popoli. Parliamo di Sapori di Autunno, la sacra del vino e dell'uva di Donnici, frazione di Cosenza. Qui il vino è di casa, ma essere di casa è soprattutto questa festa giunta alla 39esima edizione. Difficile di questi tempi trovare manifestazioni così longeve, ma a giustificarne la durata è il successo che riscuote ogni edizione. Quella 2019 è stata capace ancora una volta di coglierne il segno. L'uva, ma soprattutto il vino, sono stati grandi protagonisti del weekend appena trascorso e sono stati tanti i visitatori che hanno deciso di trascorrere almeno una serata nelle vie della frazione della città Abruzia. C'è chi ha preferito concentrarsi solo ed esclusivamente sul vino e chi invece ha scelto anche la gastronomia, insomma, per tutti i gusti ed anche la possibilità di ascoltare musica dal vivo per renderla due giorni completa sotto diversi aspetti. La 39esima edizione ha così chiuso i battenti, ma il focus è già sulla prossima, un compleanno speciale, il 40esimo, che sarà celebrato sicuramente nella maniera giusta. A Catanzaro, grande successo al Politeama per Ron e per la tappa del suo tour Lucio, dedicato alla figura di Lucio Dalla. Quando si vuole fare un omaggio a un grande artista, riproponendo le sue canzoni, il rischio concreto è di fare una brutta figura. Così però non è stato per Ron, che nel Festival d'Autunno di Catanzaro ha portato in scena l'ultima tappa del tour Lucio, dedicato chiaramente a Dalla. Ma non è stato solo un concerto, ma un vero e proprio spettacolo con musica, giochi di luce e la voce di Dalla, che spesso ha fatto capolino nel teatro Politeama. A far rivivere alcune sue canzoni ci ha pensato Ron, che ha anche delineato la sua figura in maniera decisamente umana. Lucio Dalla era un grande artista, un poeta, un musicista, geniale. Anche se non sapeva una nota di musica, no, non importava Lucio, perché riusciva a rapire l'attenzione di chiunque lo stesse ad ascoltare. Lucio amava la vita, amava la gente. Per esempio, poteva avere un appuntamento importante con Agnelli, come fermarsi con un barbone sotto i portici a parlare per ore a Bologna. Davvero. Ad arricchire lo spettacolo poi anche stralci di interviste a grandi personaggi che lo hanno conosciuto, come Gino Paoli, Piero degli Esposti, Vincenzo Salemme, Renzo Arbore, Pupi Avati e Francesco De Gregori, e poi ancora musica e tante citazioni che hanno fatto rivivere al pubblico catanzarese Lucio Dalla, le sue canzoni, ma anche la sua Bologna.
E anche per oggi è tutto, io vi aspetto domani sempre qui sul canale 90 del Digitale Terrestre. Come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.com. Grazie e buona serata a tutti voi.